Salve a tutti. Mi chiamo Pietro Bonanno, sono un ingegnere informatico e uno sviluppatore di Java. In questo tutorial vi presento Maven. Maven è un tool di project build management analogo a Ant o Make, ma con una gestione molto più articolata e molto più completa che a mio avviso ne fanno un ottimo prodotto e vedremo anche il motivo. Il tutorial è suddiviso in due parti. Nella prima parte vedremo un semplice progetto Maven e cercheremo di capire le caratteristiche fondamentali di Maven, appunto. Nella seconda parte vedremo come può essere creata e gestita un'applicazione Android con Maven e i vantaggi che comporta. Maven è un tool a linea di comando. Si scarica dal sito di maven.apache.org, va spacchettato e va configurato come i tipici tool Java, quindi va creata una variabile in ambiente e va introdotto la sottocartella bin sul path di sistema. Prima di vedere nel vivo cos'è Maven, anticipo due concetti fondamentali. Il primo è il Project Object Model, il cosiddetto POM XML. POM XML è un file XML che contiene in forma dichiarativa le caratteristiche del progetto che stiamo creando. In forma dichiarativa si intende il progetto non contiene cosa fare, contiene cosa è. Viene specificato in maniera molto minuziosa cosa è il progetto. A cosa serve? Maven è essenzialmente un contenitore di buone pratiche. Negli anni si sono consolidate delle buone pratiche nella gestione dei progetti Java in particolare e in Maven si sono creati tutta una serie di plugin che implementano queste buone pratiche. Ogni plugin accede al pom.xml, al Project Object Model e sa come è fatto il progetto. Questa ricchezza di informazioni è fondamentale perché ogni plugin si può innestare e può eseguire la sua funzione e portare con sé le buone pratiche sviluppate da chi ha implementato il plugin e arricchire quindi il nostro progetto in maniera praticamente gratuita. Un secondo concetto fondamentale è il ciclo di vita che avviene ogni volta che invochiamo Maven su un progetto. Questi sono i passi che Maven esegue fino al rilascio di un pacchetto completo e pronto. Parte dalla validazione, genera sorgenti nel caso in cui sia necessario, compila, esegui test case, impacchetta, esegui test di integrazione, verifica e infine avviene la generazione del pacchetto, finale. Perché è importante? Perché i plugin si innestano, qui. Ogni plugin, in base alle proprie necessità, può essere, integrato in uno di questi passi ed eseguire quello per cui è stato implementato. Quindi vediamo che l'unione del Project Object Model e di questo modello di generazione di prodotti è fondamentale nella struttura di Maven. Adesso andiamo a generare un progetto, così vediamo un po' nel dettaglio come funziona Maven. Questo mi permette di vedere la versione che ho al momento, più qualche informazione. Benissimo, invochiamo un primo plugin che è già integrato quando andiamo a scaricare Maven. La gestione degli archetipi, ovvero dei template. Generate è un task del plugin Archetype e in particolare scarica da un repository centrale
una serie di template di progetto, ce li presenta e ci permette di scegliere da quale template partire. Quindi con pochissimo. Ops. Con pochissimo sforzo possiamo avere un'applicazione Spring, Hibernate, Wicket, ce n'è per tutti i gusti. Noi partiamo da quello che lui ci dà di default, che è il 251 e che è il semplicissimo jar. Come versione del plugin ci va bene il 6. Il gruppo ID è l'organizzazione entro cui fa parte il progetto, cioè supponiamo che il progetto faccia capo a una certa organizzazione sotto il quale risiederanno vari progetti. Noi, in onore del tutorial, lo chiameremo GDG Tutorial Maven. Il nome del manufatto nella terminologia Maven, ovvero del progetto. E noi lo chiamiamo test 1 1.0 snapshot, è la versione che ci propone, a noi va bene, e snapshot ha comunque un significato particolare che vedremo più avanti. Package ci sta bene comunque. Ok, benissimo. Abbiamo un primo scheletro del progetto col POM XML come vi dicevo, e su SRC abbiamo comunque dei sorgenti ancora minimali, ma comunque già pronti all'uso. Adesso ci serve l'integrazione su Eclipse, che non è di default già presente, ma va generata tramite il plugin Eclipse. In particolare, quindi il task Eclipse del plugin Eclipse genera i file di configurazione che ci permettono di importare il progetto su Eclipse. Esistono plugin per tutti gli ambienti di sviluppo più conosciuti, per IDEA, per NetBeans, System Project. Benissimo, testo 1. Finish. E qui abbiamo il nostro primo progetto. Qui c'è il POM XML. Come si vede, non contiene azioni, contiene specifiche. Quello che a noi interessa, a parte le informazioni che abbiamo dato all'inizio e altre cose, sono le dipendenze. Le dipendenze sono le librerie, le normali librerie che noi utilizziamo, quello potrebbe essere Commons Lang, potrebbe essere Hibernate, potrebbe essere Spring, insomma. E qui già si vede come una prima buona pratica è stata messa in opera. Qui abbiamo una organizzazione pulita delle librerie. Queste librerie risiedono in un repository centrale di Maven, dove si trova praticamente tutto. Però è possibile utilizzare il repository di terze parti, sempre specificandole qua, è possibile crearsi i propri repository locali o remoti, con autenticazione o non autenticazione, insomma, non abbiamo nessun tipo di vincolo. In particolare questa libreria viene utilizzata durante il test, ma viene ignorata durante la compilazione. Lo scope indica proprio questo. Se adesso provassimo a compilare il progetto tramite uno dei comandi di base di Maven, vedremmo che viene generato il compilato, ma non vengono eseguiti i test. I test vengono eseguiti quando sto per generare il mio prodotto vero e proprio. Ecco. Quindi la compilazione è già avvenuta. A questo punto partono i test. Se i test fallissero, il prodotto non verrebbe generato. Qui vediamo che il risultato, ancora una volta, rispecchia lo standard di
denominazione che utilizza Maven e a sua volta il progetto stesso diventa parte del repository di Maven. Però chiaramente risiede nella cache locale del nostro computer e quindi fa parte del nostro repository, della nostra copia del repository locale. Per quello che poteva servirci questo primo progetto è sufficiente. Vi faccio vedere un progetto che avevo creato con qualche cosina in più per farvi vedere ulteriori aspetti. Qui c'è una nuova dipendenza. A me serviva leggere dei feed, quindi serviva la libreria ROM. Allora ho introdotto i dati della dipendenza, tra l'altro queste dipendenze si possono trovare facilmente tramite un motore di ricerca, eccolo qua. mwnrepository.com vi permette di trovare, per esempio, se cercassi il ROM, eccolo qua, mi permetterebbe per ogni versione di vedere come configurarla all'interno del mio progetto. Quindi ho deciso di utilizzare il ROM e ho deciso di integrare due plugin. Il primo plugin mi permette di eseguire il main dell'applicazione da linea di comando con l'inclusione del Classpath, in pratica fa tutto da solo. Il secondo invece mi genera un pacchetto pronto per l'esecuzione, quindi con degli script di shell Windows e Unix, il Classpath già ben configurato e una sottodirectory in cui tutte le dipendenze vengono sistemate come si deve. Il fatto che JUnit sia come scope test significa che non verrà aggiunto al pacchetto finale, ma rimane una dipendenza valida solo durante la fase di test. ROM invece di default è compile, come scope, lo scope è compile e verrà incluso nel pacchetto finale. Vediamo rapidamente il risultato dei due plugin. Se eseguissi Maven sec Java, sto eseguendo quel plugin che avevamo visto il primo. Sto eseguendo il task Java, che in particolare esegue la classe main che ho specificato nella configurazione. Eccola qui. Ho letto un feed e ho buttato in output i risultati. Io ho detto di eseguire la mia classe main, che era gdg demo app. Adesso vediamo che succede con l'assembler. mwn app assembler. Punti assembly. Ecco. Andiamo sotto. Vediamo che è stata generata una cartella target. Target su Maven è dove risiede tutto ciò che viene generato dallo strumento, dal tool. Quindi niente viene toccato dei nostri sorgenti e tutto quello che è, come dire, sacrificabile si trova sotto la cartella target. Quindi andiamo sotto target e vediamo tutta una serie di cartelle generate dalle varie fasi di Maven, il nostro jar correttamente generato, una cartella app assembler che puta caso contiene bin e repo, cd bin ls, abbiamo app e app.bat, cd repo, qui troveremo le nostre dipendenze ben organizzate e ancora una volta risultato di buone pratiche.
Se io adesso eseguissi app, se tutto va bene, chmod app, pazienza, non è andata bene. Comunque, funziona, non so perché in questo momento particolare non è andata bene. Comunque, l'applicazione, il plugin funziona e probabilmente andrebbe visto un po' più nei dettagli. Quindi direi che le informazioni sono abbastanza. A questo punto ci possiamo concentrare su come possiamo gestire un progetto Android utilizzando Maven. Eccoci. Per la seconda parte del nostro tutorial Maven Android, e vediamo come si sviluppa un'applicazione Android con Maven. Mi trovo nella pagina del plugin Maven Android su Code Google, che è il plugin più utilizzato, probabilmente anche l'unico stabile, ormai alla 3.5.1, è ritenuto affidabile. Accanto a questo, vi consiglio anche Stand, che a parte delle librerie utili, fornisce degli archetipi. Diciamo che gli archetipi sono dei template per generare uno scheletro di progetto e cominciare a lavorare da subito con qualcosa di pronto. Stand prevede tre archetipi, di cui il primo è per lo più di carattere didattico, può andare bene per sperimentare, gli altri due sono più completi. Per i limiti del tutorial io mi sono tenuto a metà strada, quindi ho modificato il terzo e ne ho fatto una versione un po' più semplice, ma con delle funzionalità in più che mi sembravano più simpatiche per il tutorial. L'applicazione che ho sviluppato si chiama Ursus, il nome è pittoresco, a me piaceva e l'ho usato. Non è altro che il porting su Android dell'applicazione di poco fa che scaricava i feed tramite la libreria ROM. Eccolo qua. Molto semplice, ma d'altra parte lo scopo del tutorial non è quello di vedere come si sviluppa su Android. Invece è più interessante vedere il POM XML che contiene diverse cose interessanti. Intanto il packaging è di tipo APK. Qui si vede come la qualità di Maven che esiste da diverso tempo, prima dell'avvento di Android, ma ciononostante è riuscito a integrarsi bene con la nuova tipologia di pacchetto, grazie al fatto di essere basato su buone pratiche, quindi alla fine è risultato flessibile. I dati dello sviluppatore che alcuni plugin possono utilizzare, un repository. Dicevamo che a parte il repository di default di Maven che è disponibile col tool, si possono usare altri repository che possono essere creati da persone per i propri progetti e in particolare la libreria di lettore di feed dispone di un proprio repository. Qui invece abbiamo i dati del mio versioning. Io ho versionato il progetto sul mio account Bitbucket e più avanti vedremo come si usa. Poi abbiamo le dipendenze Android, RoboElectric che è utile per i test case perché viene eseguito al di fuori dell'emulatore e quindi permette di fare dei test case molto più rapidi. Infatti, vediamo che lo scope è test. Poi abbiamo la libreria del feed reader e il solito JUnit. Qui abbiamo poi i plugin. I plugin sono Maven Android, altri plugin che non ci interessa vedere adesso.
Le configurazioni del plugin Android riguardano il parametro di debug del manifest posto a true, la piattaforma è la versione 17 e l'emulatore che utilizziamo è il GN, il Galaxy Nexus che ho definito io. Poi un altro aspetto che avevamo messo in evidenza all'inizio è che un plugin può innestarsi nelle fasi di creazione del pacchetto del prodotto di Maven. Qui vediamo che il plugin Android interviene in due fasi. Durante la fase di Process Resources, in cui aggiorna il manifest, vedremo perché, e durante la fase di packaging in cui esegue l'alignment dello zip, cioè del pacchetto Android. Altri plugin, diciamo, secondari. Il Maven Release, che l'ho voluto mettere perché implementa qualcosa che mi sembra molto indicativo della potenza di Maven. Qual è il caso d'uso? Io ho la mia versione 1.7 snapshot. Snapshot nell'ambito di Maven si intende versione di sviluppo instabile su cui sto lavorando. Benissimo, sono alla versione 1.7, ho finito lo sviluppo, devo passare allo sviluppo delle nuove feature, quindi dovrei caricare i sorgenti sul mio sistema di versioning, cambiare l'etichetta, farla diventare 1.7 e switchare alla nuova versione che sarà presumibilmente 1.8 snapshot. Il plugin release fa tutto questo per noi e lo fa con la chiamata release prepare. A parte questi parametri che sono utili per il tutorial. Ora, vediamo che succede. Ecco, ci chiede il plugin quale versione sarà quella caricata sul sistema di versioning. A noi sta bene 1.7. Qual è il tag da assegnare a questa nuova versione? E infine, qual è la nuova versione che ricominciamo a sviluppare? Benissimo, a questo punto lui procede e caricherà sul sistema di versioning un tag 1.7 con la versione attuale. Benissimo. Il task ha concluso e noi possiamo vedere sul nostro repository la presenza di un nuovo tag. Eccolo qua, 1.7. A questo punto abbiamo la versione di rilascio 1.7 sul repository e la nostra versione. Sì, 1.8 snapshot pronta per i prossimi sviluppi. Dopo questo vi faccio vedere l'ultima cosa che è la gestione dei profili. Cosa sono i profili? Sono delle configurazioni che si possono attivare tramite la linea di comando e modificano il comportamento di Maven. In questo caso, per esempio, cosa abbiamo fatto? Abbiamo definito un profilo release da non confondere col plugin poco prima. Il profilo release si differenzia dalla normale esecuzione di Maven per il fatto di firmare e offuscare il pacchetto prima della creazione del prodotto finale. Quindi abbiamo
introdotto nel profilo alcuni nuovi parametri. Come vedete, le opzioni o i settings che non dovremmo distribuire possono essere specificati come variabili e posizionate in un file a parte che non siamo tenuti a distribuire assieme ai sorgenti, e quindi ci permette di mantenere i dati confidenziali. Quindi abbiamo detto, abbiamo il plugin che firma il pacchetto e qui sotto l'offuscamento del pacchetto che è eseguito dal plugin Android. Inoltre il plugin Android pone il manifest a false. Poco fa avevamo detto che il manifest di default è true. Finché sono in debug, il manifest si può mantenere a true. Nel momento in cui rilascio la mia versione di produzione, il manifest lo metterò a false. Ho abilitato anche l'auto increment del version code che c'è sul manifest, e questa è l'opzione che attiva, nonostante ci sia scritto false, attiva la funzione di offuscamento. Quindi possiamo vedere in realtà che succede. Maven install. Ecco, questo è quello che io farei finché sono in sviluppo. Noterete che tutto sommato è un task rapido, relativamente rapido. Ecco. Se lo guardiamo, non c'è traccia di firma e offuscamento. Viene fatto lo zip alignment, ma non viene fatto l'offuscamento. Nella firma, se io attivassi il profilo release e il profilo Android release che contiene i dati della mia firma digitale, quella che non avevo messo sul POM, a questo punto noteremo che la procedura è molto più complessa. Viene fatta sia la firma, ecco l'offuscamento. I test, se vengono superati i test, avviene la firma e il rilascio. Eccolo qua. Sul nostro CD target troveremo tutti i pacchetti pronti per il rilascio, sia questo in pratica è il pacchetto di produzione, mentre questi sono i pacchetti di sviluppo. Il plugin, a parte questa operazione, ci permette anche di comandare Android, quindi possiamo invocare alcune azioni del plugin, per esempio Android Emulator. Possiamo aprire e chiudere l'emulatore. Stop, nel nostro caso lo chiudiamo perché era in esecuzione. Oh, era in posizione sbagliata. Ok, possiamo avviarlo. E infine possiamo invocare il task di deployment del pacchetto appena generato all'interno di Android non appena l'emulatore si sarà avviato. Ecco qui.
facciamo il deploy del nostro pacchetto. Io penso che le funzionalità primarie di questo plugin le abbiamo affrontate. Ci sono tantissime altre cose, ma nello spazio che abbiamo non era il caso di parlarne. Quindi io spero perlomeno di avervi incuriosito. Curiosità per ogni domanda, per ogni insulto, per ogni cosa che mi vogliate dire, sono disponibile. Saluti a tutti e a presto.